Rieccoci con l'Orient Hearing, rieccoci ancora una volta con una gara in Trentino, senza dubbio una delle culle di questo sport. Siamo per la precisione in Primiero, terra da sempre attentissima alla disciplina, dove andrà in scena la Dolomitica Race. Questa, gentili telespettatori di Rai Sport, è davvero una gara particolare ed unica, e chi segue l'orientamento azzurro e questa trasmissione lo sa già, una prova composta da tante prove. Ben trovati allora a questo racconto da Gianfranco Benincase, come sempre quando parliamo di bussole, cartine e punti di controllo, da Pietro Illarieti, sempre qui al mio fianco. Ciao Pietro, ben trovato. Dicevamo, una gara che ne contiene davvero tante, tante altre, esatto. Sì, benvenuti a tutti, oggi una bella gara, mettetevi comodi perché ci vuole tanta resistenza, tempo previsto per i vincitori probabilmente superiore alle 8 ore, Adventure Race, un format che già abbiamo conosciuto 2 anni fa, siamo appunto in Trentino, in questo caso una valle laterale a quella di Primiero, a Canal San Bovo, nella piccola frazione di Caoria. Il paesaggio è veramente splendido e fortunatamente, dopo tanta pioggia, i concorrenti trovano il sole. Sono circa 60 gli equipaggi al via di questa gara, allestita dal GS Pavione di Adriano Bettega ed Emiliano Corona, che è l'ideatore. Il territorio oggi rappresentato da Antonio Stompanato e Bortolo Rattin. Sì, benvenuti a tutti gli atleti, a tutti i turisti che assistono a questa gara. È una giornata meravigliosa, vi auguro un buon divertimento. Un territorio a dimensione familiare, dove c'è un'attenzione per l'accoglienza, un territorio ancora integro, diciamo, che offre anche delle potenzialità. Un territorio vasto dove da paesi di montagna, da un'altitudine di 700 metri, possiamo poi salire nell'ambito delle Malghe, gustando anche tutto il paesaggio che ci offrono attraverso il Lago Rai e le Palle di San Martino. Emiliano Corona, siamo proprio all'alba, appena arrivato il primo sole, oggi i concorrenti stanno per partire una gara specialissima che proprio tu hai ideato. Sì, diciamo, è una mia creazione, è una mia idea, ma ci sta dietro tutto il gruppo sportivo Pavione, l'organizzazione. È una gara lunga, impegnativa, molto bella, varia, perché si mettono insieme tante discipline outdoor e legate insieme dalla navigazione dell'orientamento, quindi è un gara particolare, definirei. Ci sono delle diverse sezioni, partono con la corsa, dopodiché fanno una calata, quindi scenderanno da una roccia con la corda doppia, dopodiché mountain bike e a susseguirsi altre 3 sezioni di corsa, bici, e tiro con l'arco, e si chiude con l'orienteering qui in paese a Caoria. Bisogna che poi il team lavori bene insieme, perché logicamente bisogna iniziare insieme e finire insieme, quindi non lasciare per strada nessuno, diciamo, quindi non è facile, Ci sono tante incognite e insomma ci potrebbero essere anche dei bei colpi di scena. Secondo me il punto più critico e importante sarà il trekking lungo, quello che si farà in quota, ed è anche il punto dove è più facile sbagliare tecnicamente. Questa è l'intervista dunque al tracciatore, sport outdoor a tutto tondo per questa Adventure Race, collaborazione tecnica di Luca Cardin. 70 e 25 chilometri questi percorsi che verranno al via, e sono già partite una 60 di coppie che si sfideranno nelle frazioni di Urban Orienteering, running, tiro con l'arco, mountain bike, calata e navigazione. Si parte presto da Canal San Bovo, comune di 1500 abitanti, situato, come ricordava il nostro Pietro Illarieti, nella valle del Vanoi, una valle laterale molto bella del Primiero. Una 60 di coppie dunque, col limite ultimo per raggiungere il traguardo, che è quello delle 18. Esatto, alle 18 si deve rientrare, partenza. Come abbiamo visto, non era ancora sorto il sole nel paesino di Caoria, si è partiti alle 8 con i concorrenti della categoria Adventure, ossia quella più lunga, quella estrema, no? Quella dei 70 km, e poi sono partiti un pochino dopo, con più calma, i beginner, che sono quelli che si approcciano a questa disciplina. Devo dire che è una disciplina che può essere articolata in vari modi, anche le prove, diciamo così, possono essere combinate in modi differenti. Oggi, ad esempio, manca una specialità abbastanza spettacolare, ma perché il territorio non la consente, ossia manca ad esempio la parte di canoa.
Manca la parte di canoa, però ricordavamo, no Pietro, c'è il running, tiro con l'arco, la mountain bike, la calata, la navigazione, l'orienteering, certo, urban, insomma c'è davvero un po' di tutto. Anche da organizzare, non è semplice come prova, una prova impegnativa, quella per l'appunto organizzata dalla GS Pavione, gruppo sportivo con l'obiettivo di diffondere la pratica di tutti gli sport in forma agonistica, ricreativa, ma anche divulgativa, come può essere proprio anche per questo tipo di manifestazione che è particolare a cadenza biennale. Sì, assolutamente, una prova, diciamo così, che gli organizzatori del GS Pavione hanno anche del coraggio, perché allestire questo tipo di prove vuol dire un impegno importante, mentre qui la coppia formata dall'avvocato Vicentino e dallo psicologo valtellinese sono Alessio Manfrini e Marco Ponteri, ecco una coppia che sicuramente è la favorita, perché sono innanzitutto due uomini e poi c'è un equipaggio misto, ad esempio in questo momento si trova in seconda posizione, fanno parte del Nirvana Adventure e abitano però a Livigno, sono marito e moglie, sono Andrea Villa e Sabrina Galli, lui è un preparatore e lei invece è una psicomotricista che d'inverno diventa maestra di sci, quindi due super sportivi pure loro, vediamo chi se la gioca insomma questa vittoria. Chiaro, tu ricordavi coppia in testa momentaneamente formata da due uomini, poi ci sono le coppie Eccoli miste qua. Perché qui si può per l'appunto anche gareggiare in misto, quindi donna-uomo e ci sono varie possibilità. Si tratta della seconda edizione di questa prova che fu sperimentata, se ben ricordo, nel 2021 e che aveva già entusiasmato soprattutto i partecipanti, no Pietro? Sì, era stata anche allora una bellissima prova. Allora, durante una prova, là qua c'è invece la prova di labirinto, che è un altro, diciamo, rompicapo che questi organizzatori piuttosto sadici hanno voluto inserire. Tra una prova e l'altra c'è una fase di transizione dove gli atleti magari cambiano il tipo di equipaggiamento, magari per passare dalle scarpette da corsa a quelle di mountain bike. C'è chi invece mantiene sempre lo stesso equipaggiamento. Come vedi, i ritmi sono più lenti rispetto magari a una transizione, che ne so, dello sport del triathlon, perché qua diciamo così poi si deve affrontare uno sforzo ancora più importante perché si sale su queste montagne. E all'interno di queste gare adventure qui, ecco, passiamo alla calata dove viene garantita anche la massima sicurezza, ecco qui Galli vediamo qui due atleti, la Galli e Villa, i due atleti della Nirvana Verde che arrivano alla calata. Come dicevo, ci sono anche delle gare ancora più estreme di questa, come le gare multi-days che possono durare 3-4 giorni, quindi anche lì diventa poi importantissimo sapersi gestire, come oggi sarà importante alimentarsi bene. Pensa Gianfranco che in alcuni casi per risparmiare sul peso gli atleti non si portano liquidi ma solo cibi liofilizzati che poi dopo dovranno sciogliersi in un'acqua trovata di fortuna, diciamo così, lungo il tracciato insomma. Oggi non è così però un po' di acqua ce l'hanno, un po' di acqua ce l'avevano. Abbiamo i migliori italiani al via con 3-4 squadre che si possono dare ovviamente battaglia fino alla fine. C'è poi anche un equipaggio tedesco e così, tanto per rendere tutto più adrenalinico, quest'anno in questo 2023 si corre anche su un percorso sicuramente più selvaggio rispetto a quello del 2021. La giornata prevede anche il campionato trentino di orienteering e quello di trailo con la nazionale paralimpica, anche questo è un aspetto molto interessante, sempre più normodottati e paralimpici gareggiano insieme, quantomeno nell'orienteering, ma non solo, e questo ritengo che sia davvero molto importante. Sì, in effetti il GS Pavione ci crede molto, infatti tra poco ci presenterà questo progetto dove vede gli atleti del trailo, gli atleti appunto della nazionale paralimpica partecipare a questa gara e ci spiegheranno un pochino come funziona. E per curiosità bisogna anche, mi sembra giusto anche sottolineare la presenza di un team formato da sole mamme, sono Chiara Sergenti e Laura Carluccio, e poi ad esempio un'altra coppia che sono marito e moglie, sono gli altoatesini Simone Grassi e Daike Torgler qui, quindi come vedi ci sono le squadre miste, le squadre solo di uomini oppure sole donne, ma vediamo come va a finire. Siamo qua su questa montagna, vediamo questo bellissimo alpeggio, e su questa montagna si è combattuto, ci sono
i ricordi, diciamo così, di quello che è stata la Prima Guerra Mondiale, ci sono ancora delle gallerie, insomma, e gli atleti sono entrati appunto anche dentro questi, diciamo, caverne, questi però scavate artificialmente dall'uomo, quindi un fascino unico, mentre qui la transizione della mountain bike. Eh sì, c'è già stata la parte più prettamente e più vicina al vero e proprio orienteering, c'è stata la parte della calata, ora si va sulle due ruote mountain bike. La giornata, come dicevamo, è iniziata presto con lo start del percorso lungo e la partenza dei team, una disciplina questa che stiamo seguendo, diffusa a livello internazionale, che vede Francia, Finlandia e Stati Uniti tra le nazioni leader. Si parte presto perché si tratta, come ricordava Pietro, di una gara lunga, lunghissima, una gara di lunga durata, e qui conta soprattutto ovviamente la gestione delle energie fisiche in primis, ma anche mentali. Il format tende a privilegiare, se vogliamo, la formazione di coppie miste, anche se abbiamo visto che in realtà ci sono anche coppie solo uomini, per esempio un uomo e una donna, quindi sono come qua, come queste immagini, per incentivare anche la partecipazione femminile, no? Se vogliamo. La prova odierna prevede partenza di corsa, l'abbiamo visto, poi la calata e poi adesso siamo nella parte di mountain bike. Rientro previsto, come ricordavamo, a Cauria per le 18 e al via in mattinata c'erano anche due azzurri della MTBO, esatto. Sebastiano Akira e Cavagnis e Michael Wild, che hanno preso parte a questa prova. Sì, mentre abbiamo visto l'equipaggio livignasco, pensa che per, in particolare per Sabrina Galli, è un po' il debutto in questa lunga prova. Ha voluto seguire il marito, si sono sposati circa un anno fa e quindi praticamente festeggiano il loro primo anniversario con una adventure race. In particolare diciamo così che Andrea Villa è un esperto di queste gare, pratica anche l'orienteering. Chissà, siamo stati a Livigno, chissà che non sia lui a sviluppare l'orienteering a Livigno in futuro. Ecco. Perché no, perché no? Intanto sono state anche diramate le convocazioni per i campionati del mondo juniores, così parliamo anche più prettamente dell'orienteering, sì, specificamente, dal 29 giugno al 9 luglio 2023 a Baia Mare, Romania. Si tratta dell'appuntamento più importante dell'anno, ovviamente per la categoria. Tra i maschi under 20 ci sono Lorenzo De Biasi, Marco Anselmo Di Stefano, Edoardo Tecco Pellegrino e Goran Polojac. Tra le donne under 20, Giulia Fignon, Rachele Gaio e Nicole Riz. I tecnici ovviamente sono Stefano Raus e Emiliano Corona, impegnato anche oggi qui esattamente col GS Pavione. Anche qui il programma prevede le gare a partire dal 3 di luglio fino alla staffetta finale dell'8 di luglio, e poi domenica 9 è previsto il viaggio di rientro, anche per dare qualche notizia da quello che è il pianeta orienteering, l'universo dell'orientamento azzurro. Sì, movimento dell'orienteering che comunque oggi è presente anche qui a Cauria, si tiene una sprint, mentre qua siamo su ancora su Gallivilla, e qua ho alcune immagini di GPS. L'area coinvolta è molto vasta, qua abbiamo velocizzato molto la loro azione, come vedi ci sono alcuni che sono decisamente in vantaggio, in questo caso la coppia Manfrin-Ponteri viene decisamente avanti. Eccole, questo invece è Mario Ruggero, che ha un passato da azzurro nella mountain bike orienteering lecchese, che ha coinvolto anche Federica Magni, una new entry dell'orienteering. Intanto Mille Grobe, sempre in Trentino, si è tenuto il campionato italiano pre-O, valido come quarta prova di Coppa Italia. Ha vinto lo sloveno Creso Kerestes, che con 26 punti ha battuto Marcello Lambertini, fermo a 25. L'atleta della Polisportiva Masi si laurea così campione italiano, essendo ovviamente lo sloveno fuori dai giochi, battendo Sebastiano Lambertini. E Renato Bettin con 24, ai piedi del podio Alessio Tenani e Michele Cera, per quanto riguarda questo campionato italiano pre-O che si è svolto a Mille Grobbe sull'altopiano Cimbro in Trentino, Lavarone, Luserna, Folgaria, dove va in scena anche, visto che parliamo di mountain bike in questo istante, anche la 100 km dei Forti, gara per ruote artigliate piuttosto nota, è giunta alla 27esima edizione quest'anno. E abbiamo visto passare anche Sebastiano Kira Cavagnis e Michael Wild, sono loro due gli azzurri della mountain bike che si stanno cimentando in questa prova di lunga
distanza dove c'è comunque una base di orienteering, perché ovviamente per spostarsi da un punto all'altro gli atleti devono muoversi in piena autonomia, autonomia in tutti i sensi, da autonomia alimentare e anche appunto orientistica. Ma vediamo questo speciale sul trailo, qua ci sono gli atleti, come vedi è un piccolo percorso, diciamo così, urbano, creato anche in questo caso dalla GS Pavione. Questo è il punto di partenza, questo invece è il punto di osservazione, queste sono le lanterne posizionate sul terreno e gli atleti, in base al tipo di descrizione che hanno in mano, devono individuare il punto, ma ce lo spiega nel dettaglio Aaron Gaio. Con Adriano Bettega oggi qui alla Dolomiti Adventure Race anche Yuri Gadens, che in particolare ha seguito il progetto paralimpico con il trailo. Il tema di oggi è il tema che portiamo avanti da un paio d'anni, in particolar modo è il tema dell'inclusione in montagna. Abbiamo fatto anche con un altro evento, con un'altra manifestazione, con la Rosetta Verticale, un progetto similare, e siamo saliti a Rifugio Rosetta tutti insieme. Questo è il grandissimo obiettivo e la gioia di poter far assaporare a tutti la montagna, il nostro territorio. Tanti atleti paralimpici, quindi per voi, come avete già detto, un sogno che si realizza. Assolutamente sì. Facciamo incursione in questa specialità, il trail orienteering, una specialità che vede l'inclusione dei atleti normodotati con i paralimpici. Ci spiega questo punto Aaron Gaio. Sì, beh, intanto appunto è inclusivo, quindi anche tutti i concorrenti sono, diciamo, costretti a stare sulla strada carrezzabile, per cui osservano queste lanterne da qua, qui ne vedono in questo caso 4, che sono nominate per comodità A, B, C, D, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, da sinistra a destra. Il concorrente sulla mappa ne ha segnato uno e deve individuare appunto con precisione, perché sono tante vicine, qual è quella corretta. Beh, come abbiamo visto, l'introduzione alla giornata curata da Adriano Bettega e Yuri Gadens, e poi, come anticipato, Aaron Gaio invece sulla parte tecnica. Qua vediamo, questa è Bertilla Paiaro, atleta paralimpica della nazionale. Ecco qui l'osservazione, questo invece è il punto che viene osservato, e gli atleti appunto, come potete capire, non conta l'abilità fisica ma quella di osservazione, quindi la precisione nell'osservazione. Bertilla Paiaro, che alla fine si è aggiudicata anche la vittoria, sul podio anche Fabio Bortolami e Pier Giorgio Zancanaro, una tripleta dunque per l'Orienteering Padova, presente anche Yuri Gadens, che ha supportato con convinzione questa iniziativa. Siamo stiamo per passare meglio dalla mountain bike al tiro con l'arco, nuova sì. disciplina, e nuova sfida e nuova gara. Sì, sono sempre la coppia formata da Alessio Maffrini e Marco Pontieri, che sono sorridenti, un pochino di fatica, hanno la faccia un po' stanca. Qui il tiro con l'arco, chi non dovesse, diciamo così, prendere, centrare il bersaglio, ha una piccola penalità in termini di tempo, ma in questo momento il vantaggio è decisamente importante. Risettano tutto e studiano ancora la mappa per scoprire dove andare. Qui invece sono Chiara Sergenti e Laura Carluccio, loro sono le prime donne, sono le mamme, la squadra si sono soprannominate così, le mamme, quindi stanno andando molto bene, sono due orientiste che hanno un passato in azzurro, quindi probabilmente questo sport di ultra resistenza è più per atleti maturi, ecco. Due mamme belle toste, quindi, che stanno in questo momento tirando le loro frecce e sì. stanno affrontando dunque la prova di tiro con l'arco. Siamo in Primiero Trentino per questa Adventure Race, gara davvero molto particolare, come ricordavamo all'inizio di questa nostra sintesi, tante gare dentro un'unica gara, un territorio, quello del Primiero, particolarmente evocato all'orienteering, ma a tanti sport. Ricordiamo, ci sarà in settembre, a fine estate, la Coppa del Mondo di corsa in montagna, che è attesa appunto in Valle di Primiero il prossimo 30 di settembre per la precisione. Mancano poco più di 3 mesi dunque a questo appuntamento estivo di spicco. Il percorso sarà ai piedi del Monte Bedolè, sarà panoramico, una montagna che fa da spartiacque, quella del Bedolè, tra le verdi valli del Primiero e del Lozen.
e offrono soprattutto delle cartoline uniche verso le palle di San Martino e verso la catena del Lago Rai, dove tante gare si sono svolte anche di orienteering, per esempio la 5 giornate, no? Molto frequentata e con tantissimi atleti ed atlete provenienti dal nord Europa. Molte gare che si sono svolte e che si devono svolgere, anche perché a breve ci sarà la Primiero Week, 3 giorni ad altissimo livello, oltre 1 migliaio di partecipanti che per alcuni giorni invaderanno Primiero. E qui invece facciamo un piccolo usciamo dalla nostra gara di Adventure, passiamo alla gara di contorno di orienteering, campionato regionale, e vediamo subito i due favoriti che sono Martina Palumbo e poi Samuele Tait, due super velocisti che già diciamo così si fanno rispettare nelle gare di livello nazionale e internazionale. Oggi sono decisamente i favoriti. La terza giornata organizzata dalla GS Pavione prevedeva infatti eventi di contorno. Tra questi eventi di contorno, al mattino, campionato trentino di corsa orientamento, ci stava giusto, abbiamo visto la partenza di Martina Palumbo, Trento, e poi abbiamo visto in quadrato, lo rivediamo, Samuele Tait, Grand Light Orienteering Team, protagonista, come ricordava Pietro Ilarieti, anche in tantissime gare a livello nazionale, sicuramente si farà ben valere in questo campionato provinciale di corsa e orientamento. E quindi è stata una giornata davvero molto densa, no? Tante gare nelle gare, oltre alle tante discipline che formavano questa anticipato perché race, no? Quello che volevo sottolineare è lo sforzo organizzativo pazzesco del GS Pavione, perché io reputo l'organizzazione ad esempio di una gara di orienteering uno sforzo organizzativo veramente tremendo, nel senso che ci vogliono tante persone, ci vuole una grande competenza, grande precisione. Se tu abbini una gara di orientamento, una gara di trail orientamento che richiede una precisione estrema, e più la Adventure Race, capisci quanto lavoro queste persone, supportate anche da un territorio ricco poi di associazioni di volontariato che per fortuna ci sono e che ringraziamo, a partire dagli alpini, la Protezione Civile e comunque tutto Canal San Bovo che si è prestato. Mentre qui Samuele Tait sta praticamente volando verso il suo successo, come vedi anche Martina Palumbo velocissima, faticano anche i cameraman a reggere il loro passo, un punto di controllo situato là sopra quella scaletta, e Tait oramai praticamente ha la vittoria in tasca, perché il cronometro e anche le sue gambe che sono iperveloci, nessuno oggi meglio di lui. Palumbo Tait, allora, per quanto riguarda questi campionati provinciali di corsa orientamento, eccola qui la Palumbo, anche lei va a raggiungere questo punto di controllo che abbiamo notato prima, e ora torna giù da queste scalette, e quindi tanto sport, tanta voglia di organizzare eventi all'aria aperta, outdoor, in questa zona del Trentino, dove si svolgeranno, come ricordava Pietro, altre gare importanti anche per l'orientino, che seguiremo anche con le nostre telecamere, saremo in grado di farvi poi rivedere sugli schermi di Rai Sport. Ormai siamo proprio alla conclusione, quindi Tait e Palumbo vanno effettivamente a prendersi il titolo provinciale senza nessuna difficoltà. Sì, diciamo che sono loro i più forti del Trentino, quindi su questa specialità oggi lo hanno dimostrato. Piccola curiosità extrasportiva, come abbiamo visto delle coppie nella gara di Adventure, anche Tait e Palumbo sono una coppia, quindi evidentemente l'orienteering è uno sport che unisce. Ma siamo alle fasi finali, si arriva, cioè dopo tutte le transizioni, dopo aver visto la calata, il tiro con l'arco, la corsa e la mountain bike, ecco, si arriva poi in paese. Queste sono le prime ad arrivare, ma perché hanno un percorso più corto, sono quindi Laura Carluccio e l'altra mamma volante, esatto, che è Chiara Sergenti, pure lei psicologa anche Heike Torgler, con il marito Simone Grassi, dove in questo caso è stata la moglie Heike Torgler a trainare Simone Grassi, che è ex azzurro ma evidentemente non è più così performante. Ricordiamo, i percorsi erano due, quello veramente strong da 70 km strong. E poi per gli esperti chiaramente, e poi
25 chilometri invece per i principianti, che non erano comunque per non niente così pochi. Principianti, esattamente, ecco. Non così pochi neanche i chilometri. Arrivare Sara Di Furia ed Emanuela Titoli, qua i vincitori assoluti di questa prova, appunto ricordiamo l'avvocato Ponteri e poi Manfrin. Esatto, Manfrin e lo psicologo Marco Ponteri, 8 ore e 6 minuti di gara. Complimenti a loro, sono stati bravissimi. E secondi classificati assoluti e primi della categoria mista sono invece Andrea Villa e Sabrina Galli da Livigno della Nirvana Verde. 8 ore e 44 primi il loro tempo. Allora Marco Ponteri e Alessio Manfrin vincono in 8 ore 06, poi Andrea Villa con Sabrina Galli 8 ore e 44, una coppia anche sposata nella vita. Terzo posto invece per la coppia Marta Poretti e Marco Giorgetti. Intanto qui una bella polenta, sì, dopo 8 ore e 6 primi di gara. Ci sta, queste le classifiche: Beginners 25 km, Carluccio, Sergenti, Grassi, Torgler, e invece questa la parte vinta da Manfrin, Ponteri, Villa Galli, Poretti, Giorgetti, come detto, che è il percorso lungo da 70 km, 8 ore 06 per i vincitori, davvero un buon tempo. E qui siamo ormai alla premiazioni che si sono svolte presso il tendone allestito dagli alpini ed hanno registrato tra gli altri l'intervento del presidente APT di Primiero San Martino di Castrozza, Antonio Stompanato, il sindaco di San Bovo, di Canal San Bovo, Bortolo Rattin. Sono stati portati ovviamente i saluti del territorio. Ora l'invito a tutti questi atleti è quello di tornare alla prossima edizione dell'Adventure Race, prevista come sempre fra 2 anni a cadenza biennale, no? Dicevamo. Sì, così gli organizzatori hanno già lanciato questo invito, ma ascoltiamo i vincitori di oggi. Sono i vincitori di questa Dolomiti Adventure Race, una coppia insolita, uno viene dalla Valtellina e l'altro da Vicenza. Che gara è stata? Innanzitutto complimenti. Grazie, la gara è stata fantastica, i paesaggi stupendi, la temperatura era ideale, soprattutto salendo in quota c'era un bel freschino, percorso con dei tratti tecnici, dei tratti impegnativi, notevole. E qui come vi siete alimentati? In realtà oggi poco, nel senso che faceva caldo, abbiamo bevuto molto, un gel, una barretta e poi gli immancabili orsetti gommosi, li possiamo far vedere. Sì, proprio le Haribo, che sono eccezionali per gli zuccheri e per la salivazione, per mantenere un po' idratato. Primi classificati della categoria mista vengono da Livigno, complimenti, per di più marito e moglie. Esatto, sì, diciamo che siamo più io, poi ho trascinato lei anche prima del matrimonio, amanti di questo tipo di gare, diciamo, derivati dall'orienteering. Questa gara così faticosa ha messo a dura prova anche il rapporto di coppia? No dai, ci sono dei momenti un po' che sì, ti prendi un po' più la libertà magari di dire quello che pensi, però no dai, l'obiettivo di arrivare in al traguardo va benissimo. Chi era lo stratega dei due? Ma oddio, forse lo strategherò io, ma più che altro perché ho un minimo più di esperienza con la cartina. Percorso duro, e quale il pezzo più difficile per voi? Allora, per me personalmente più la bici, perché la faccio poco, però è un percorso bellissimo. Percorso bellissimo, allora lo abbiamo visto anche dalle immagini e continuiamo a vedere queste immagini del territorio. È tutto per questa Adventure Race 2023. Grazie Pietro Ilarietti. Grazie a te, e prossimi appuntamenti la corsa in Primiero e poi la mountain bike sulle colline del Prosecco, ma ci sarà tempo per vederli. Grazie Gianfranco, a presto a tutti. Grazie a Luca Cardina ancora per la collaborazione tecnica, arrivederci, rimanete con i programmi di Rai Sport, rimanete con i programmi della rete.